intanto vi ringrazio di essere intervenuti e mi preme prima di tutto ringraziare i collaboratori della Giunta, Damiano in primis, ma tutti gli assessori e tutti i dipendenti comunali, perché credo che aver raggiunto questo obiettivo sia merito di un lavoro di squadra che è stato fatto in questi anni, che è partito ormai 5 anni fa con delle idee che poi si sono anche modificate nel tempo e che in qualche modo hanno avuto anche delle perplessità in un primo momento, ma che sono state superate condividendo delle scelte insieme e portando avanti un lavoro che poi oggi non si conclude solo con l'inaugurazione di questa infrastruttura, ma continuerà nel tempo, perché credo ci sia un lavoro in progress, come si dice, da un punto di vista della riorganizzazione, che porterà nuovi servizi all'interno del punto amico e quindi ancora maggiori facilitazioni nei confronti dei cittadini per l'erogazione dei servizi nei loro confronti. Come dicevo, qui non siamo solo a inaugurare un'opera, ma siamo a fare un punto amico, per l'appunto, su un lavoro che è durato 5 anni, e siamo qui a cercare di dare corpo a quella che era un po' l'idea di fondo, cioè che fosse l'amministrazione comunale, il comune, che adegua i suoi orari alle esigenze dei cittadini e non viceversa, perché noi abbiamo esteso l'orario di apertura del punto amico, abbiamo fatto in modo che fosse aperto generalmente tutto il giorno fino alle 6:30 il sabato mattina, quindi dando modo a tutti i cittadini, in funzione del lavoro che svolgono e delle attività che hanno da fare, di trovare sempre comunque un punto di riferimento qui dentro che soddisfi le loro esigenze. Io credo che a questa cosa hanno partecipato tutti. Voglio ringraziare gli architetti che hanno fatto il progetto, voglio ringraziare l'azienda che ha portato a conclusione l'opera, non senza qualche travaglio, perché la prima aggiudicazione dell'appalto si è interrotta a un certo punto con il fallimento dell'azienda a cui era stata affidata, e ci sembrava un'azienda solida che aveva partecipato a un bando, a una gara, aveva vinto quella gara, però l'azienda a cui l'abbiamo affidata successivamente, vedo il titolare, lo saluto, ha credo fatto un lavoro egregio anche nei tempi che ci eravamo prefissati, e questo non è una cosa scontata oggi, considerato le difficoltà che vivono le imprese, che vive il nostro paese in generale. Quindi penso che questo sia un lavoro che non si conclude oggi, ma che oggi per l'appunto fa una tappa intermedia che poi verrà sicuramente integrata successivamente. Noi abbiamo già alcune cose che abbiamo deciso di inserire all'interno del punto amico, lo sportello Orienta Impresa, per dare modo ai nostri giovani o anche i non giovani che vorranno mettere su un'attività in proprio di avere delle indicazioni su come fare, quali procedure dover svolgere, quali sono i costi, avere anche dei consigli se quell'attività che hanno in mente può essere redditizia o meno, avere dei punti di riferimento che non sono solo un'erogazione dei servizi che sono quelli che di solito un comune eroga. Quindi noi siamo veramente orgogliosi oggi di inaugurare questa piazza, perché non è solo un modo per aver riqualificato un pezzo della nostra città, ma è un modo per aver reso un po' più facile la vita ai nostri concittadini nell'erogazione e nella fruizione dei servizi da parte dell'amministrazione comunale. Ringrazio davvero tutti quelli che hanno contribuito, perché per noi è un lavoro importante. Da lunedì verificheremo se quello che abbiamo fatto ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti o no. Io credo che anche solo da un punto di vista estetico, chi veniva prima in comune a usufruire dei servizi, vedo qualcuno che annuisce, che ci lavora all'interno del punto amico,
aveva, come dire, un impatto non certamente piacevole. Oggi da questo punto di vista credo un salto di qualità lo facciamo, considerato anche che all'interno abbiamo messo nuovi strumenti tecnologici che possono aiutare anche attraverso uno sveltimento, uno snellimento delle procedure cittadini che hanno bisogno di usufruire di alcuni servizi. Io chiudo ringraziando nuovamente tutti, perché credo ci sia davvero da fare un ringraziamento comune per il comune, per l'appunto, perché questo è stato un lavoro di tutti a cui hanno partecipato in tanti, e voglio ringraziare anche quelli che hanno partecipato alla comunicazione di questo nuovo sportello che viene messo a disposizione della cittadinanza, perché hanno contribuito a far capire che questo è uno sportello per i cittadini, visto che chi ha partecipato sono cittadini di San Giovanni, e quindi hanno dato il senso di quello che volevamo fare, cioè un nuovo servizio per i cittadini che facilitasse il loro approccio nei confronti dell'amministrazione. Speriamo di averlo fatto, lo verificheremo nei prossimi mesi. Grazie a tutti.